Ciao a tutti amici di SBAM, io sono Cook e io sono Gian. Stasera abbiamo una, tutta per voi, una bellissima, notevole tavolata di pezzi tedeschi. Anzi, più precisamente abbiamo 200 anni di storia armiera della Germania. E adesso ve la facciamo vedere. Ok ragazzi, allora, come dicevamo prima, intanto dobbiamo ringraziare assolutamente gli amici che ci hanno permesso di mettere assieme i pezzi mancanti a quella che era la nostra collezione personale, un po' mia, un po' sua, e grazie a loro abbiamo integrato con svariati pezzi. In particolare ringraziamo Massimo che ci ha prestato il modello 1740, ringraziamo Dave che ci ha prestato il Gewehr 43 e ringraziamo Harry che ci ha prestato il Mauser 7184 e l'STG. Dave ci ha prestato anche il Kar 98. Esatto. Bene, quindi dopo questa doverosa premessa iniziamo la nostra disamina di questa sera. Iniziamo dal primo fucile, il modello 1740 prussiano. Dobbiamo fare il chamber check anche di questo? Qua diviene un pochino duro, però facciamo finta che sia scarico. Fidatevi. Allora ragazzi, questo qua, come abbiamo detto, è il modello 1740. Questo qua è il, diciamo, il punto d'arrivo della standardizzazione voluta da Federico il Grande dei moschetti da fanteria prussiani. Questo qua è un'arma a canna liscia, calibro 18 mm, calibro 75, con accensione a pietra focaia. Praticamente la pietra focaia ormai era in uso, era un sistema in uso ormai già dal 1680, insomma, aveva soppiantato in uso militare l'accensione a miccia. Semplicemente, l'avrete visto tante volte nei film, si arma questa morsa che tiene una pietra focaia, una selce, che va a sfregare contro una martellina, si chiama in gergo, di acciaio ben temperato, e provocando queste scintille molto caratteristiche, tra l'altro, che vanno a innescare la polvere. Quindi diciamo è un moschetto ad avancarica, un corpo di fanteria decisamente addestrato, come erano, diciamo, quelli, la fanteria prussiana, era in grado di sparare nel fuoco a raffica sui 2-3 colpi al minuto. C'è chi dice che in certi resoconti si parla di 6 colpi al minuto, ma è pura fantascienza. E questo moschetto, tra l'altro, fu molto innovativo all'epoca, in quanto fu tra i primissimi in uso militare a implementare una bacchetta cilindrica di ferro, una bacchetta di acciaio, che soppiantando quelle le più economiche ma meno efficienti bacchette in legno, garantiva una maggiore velocità e praticità di caricamento. Questo quindi è il primo moschetto, la prima arma, il modello 1740 prussiano. Poi passiamo al secondo, che è la tua perla personale. Esatto, la mia perla personale. Collezione. La mia perla personale. Si può dire che tra questo e questo passarono già 100 anni. Cioè qua, tra questo e questo abbiamo già un secolo. Ci furono qualche modello intermedio a percussione, il modello 1782 a auto innescante, ma si può dire che non scambiava praticamente nulla all'atto pratico. Restavano dei moschetti su questa foggia, su queste dimensioni, su questo calibro. L'unica cosa che cambiò all'inizio dell'Ottocento, verso gli anni 30, fu la conversione di queste armi nel sistema percussione, quindi con capsula di luminello, ma le prestazioni e quindi le tattiche non cambiavano. Non cambiavano in quanto le prestazioni restavano le stesse. Una citata relativamente ridicola di utile di 50-70 metri, oltre arrivavano, diciamo, sui 150 con un minimo di efficienza nel fuoco, esclusivamente nel fuoco a raffica. E dopo 100 anni, esattamente nel 1841, fu adottato questo. Questo qua è il fucile ad ago, il famosissimo fucile ad ago. Si tiene, fai da appoggio, anzi, a proposito, non l'abbiamo fatto. Questo puoi fare il chamber check. Scarico. E questo qua è il fucile che fu adottato nel 1841, inventato dal von Dreis, che era colui che inventò questo sistema. È un sistema, diciamo, il primo sistema del mondo
Otturatore, è un otturatore girevole e scorrevole, fu il primo questo. È un'arma che, vediamo, ha la canna rigata, ha una canna a quattro principi. In origine stabilizzava una palla tonda di 16 mm di diametro, quindi diciamo che vediamo già che c'è una riduzione del calibro rispetto ai vecchi moschetti ad avancarica che erano 18 mm, Sì. sì, calibro 75, quindi siamo sui 18, grosso modo un calibro 12, insomma 18 e mezzo anche. E questo si riduce, diventa un calibro 60, quindi c'è 4 in definizione metrica. E questo fucile, per la prima volta, oltre allo sistema otturatore, presenta anche un'altra grande innovazione, ovvero la cartuccia composita, ovvero una cartuccia che non va più rotta, usata per innescare separatamente un bacinetto e diciamo caricata dalla volata dell'arma. Questo qua sparava una cartuccia di carta, sempre, restava sempre una cartuccia di carta, che però poteva essere infilata completamente, direttamente nella camera di cartuccia. Una volta chiuso l'otturatore, lo facciamo vedere questo ago, questo lungo ago che era alloggiato qua dentro, veniva propulso da una molla elicoidale, e anche qua vediamo un grande primato, ovvero l'uso di una molla elicoidale, perché prima Tutto tutti i piatto. vari, esatto, i vari meccanismi. Sì, avevano molle piatte come quelle appunto usate nei meccanismi a pietra focaia o a percussione, che sia, il meccanismo è identico. Esatto, o anche i moschetti, diciamo, a tabacchiera che si videro Sì, beh, nel anche in un senso, secondo momento, quelli a per tabacchiera alla esempio. fine erano dei percussioni convertiti in Esatto, vetro, quindi. quindi questo già iniziava a montare una moderna, per l'epoca, molla elicoidale che lanciava questo percussore e che andava a percuotere l'innesco, un innesco posizionato al centro di una cartuccia di carta. Quindi dillo, cioè, si chiamava dago perché appunto era così lungo come un ago, perché Esatto. perforava tutta la cartuccia, perché l'innesco, diversamente dalle cartucce moderne che è posto alla fine del bossolo, nella parte posteriore del bossolo, era in realtà posto subito dietro la palla, davanti alla carica. Sì, quindi Quindi la praticamente. carica bruciava al contrario Esatto, rispetto a esatto. una cartuccia di adesso. E comunque vediamo che per certi versi quest'arma mantiene comunque, per quanto sia al contempo estremamente innovativa, mantiene comunque delle peculiarità tipiche di un moschetto di inizio 800. Quindi vediamo comunque una forma molto classicheggiante. Vediamo anche questo poggia guancia molto, molto fighetto, tra l'altro. E questa guardia che insomma è tipica delle armi rigate ad avancarica che si videro già in Germania già dalla metà del Settecento. E poi vediamo anche un'altra caratteristica molto âgée, diciamo, è la baionetta a calza. Fai vedere anche solo infilata un attimo, sì, basta che solo che la innasti così. Sì, poi non so come Ah l'hai no, c'è innestato. la ghiera così, no, è dal Al contrario. contrario, non sono E bravo. così. Ah, c'è la ghiera sotto. Ok. Sì. Ma che è No, sì, no, complicatissimo. bisogna. Che al contrario faccio veramente fatica. Per qua. Oh, ok. L'abbiamo Ok, fatta. ce l'abbiamo fatta. Ecco qua, vedete che è comunque una baionetta ancora vecchio tipo, molto, Molto insomma, molto lunga. simile, che ricorda tantissimo quella dei moschetti, insomma, comunque contemporanei, perché dobbiamo ricordarci che siamo comunque nel 1841, anche se nel 1841 si può dire che questo era il futuro. Sì, Quindi beh, diciamo che questo ha è il fucile fatto che. veramente da spartiacque in un certo senso. Esatto, è stato lo spartiacque. E qua vediamo appunto che la rivoluzione industriale e l'evoluzione tecnologica inizia a farsi sentire, perché nel giro di brevissimo tempo questo fucile qua, dopo aver servito insomma, con onore in svariate campagne militari che tra le varie cose portarono alla creazione della Germania Unita, quando la Germania finalmente divenne un impero unito, non più una miriade di stati staterelli, perché dovete ricordare che fino a qua si parlava di Prussia, non di Germania Unita, ogni stato aveva i suoi, chiaramente la Prussia fu per la Germania quello che per noi fu il Piemonte, ecco, Sì. quindi diciamo lo stato che guidò l'unità nazionale. Come prima cosa, come primo atto dell'esercito della nuova Germania Unita, Germania L'impero imperiale, tedesco. adottò questo, ovvero il Mauser Gewehr 71. Questo qua era un fucile,
chamber check. Esatto. Ha cartuccia metallica calibro 11 mm e di monocolpo, quindi diciamo restava sempre un'arma monocolpo, restava un'arma otturatore girevole scorrevole, monocolpo, calibro 11 mm a cartuccia metallica. Vediamo che rispetto al Dreyse è decisamente più corto, insomma, vediamo, sì. in realtà è un po' più corto, sarà 4 dita, 5 dita, un po' più leggero, anche perché questo qua è fatto con materiali, diciamo, con acciaio di qualità migliore, quindi si permette diciamo di sopportare pressioni maggiori, ma con un peso inferiore. Ma vediamo anche che mantiene tante particolarità, comunque mutua tante cose dei vecchi Dreyse, comunque del Dreyse M62, diciamo la fascetta è simile, comunque, a parte essere fatta in metallo invece che in acciaio, ma la fascetta è uguale, ricorda tantissimo quella del Dreyse modello M62, che diciamo era la versione leggermente migliorata dell'M41, che è questo qua. E la mira è praticamente, funziona con lo stesso principio, ovvero una foglietta che si alza, questa mira che va su, e diciamo che è uguale anche questa alle ultime varianti dei fucili Dreyse con modifica back, quindi diciamo che ha una mira decisamente più evoluta, anche perché chiaramente rispetto a questo la riduzione del calibro e diciamo il miglioramento delle capacità balistiche fa sì che la gittata di questo fucile sia nettamente superiore a quella del Dreyse. Il Dreyse si può dire che avesse una gittata utile di circa 250-300 metri, che si estendeva fino a 600-700 metri come massima gettata nel fuoco a salve. Questo ha una gettata utile, diciamo che leggermente superiore, anche perché si inizia a parlare comunque di distanze abbastanza dove, importanti, a mirare a occhio nudo. A occhio nudo, pensare di beccare una persona, perché la gettata utile è quello. La capacità di piazzare un colpo su una persona isolata a cui si sta mirando. Quindi diciamo che oltre a una certa, la gittata utile, diciamo che anche nelle mani di un esperto tiratore, beccare una figura unita oltre i 300 metri diventa difficile. Quello che si massimizza tanto è la capacità nel fuoco a salva. Nel fuoco a salve questo qua è efficace fino a oltre un chilometro e mezzo anche, insomma, riesce a piazzare, usato a salva, riesce a effettuare dei fuochi di saturazione a distanze molto molto elevate, ed è questo il motivo per questa mira così alta e così, diciamo, ottimistica. Poi adesso parte la foggia diversa, ma è una cosa che si è mantenuta quasi fino a tempi odierni. Sì, sì. Le armi militari, quelle di avere mire che vanno a distanze interstellari. Esatto. Ma vediamo che nel complesso, alla fine, questo qua è un'arma monocolpo, quindi diciamo è un'arma che in quegli anni diventò obsoleta abbastanza in fretta. Perché divenne obsoleta? Divenne obsoleta perché nel 1869 gli svizzeri introdussero un'arma a ripetizione con serbatoio tubolare. Gli austriaci, i tedeschi dissero chiaramente, nella situazione politica in cui erano, dove c'era la Francia che insomma era il nemico giurato, in quanto i francesi erano col dente abbastanza avvelenato con i tedeschi dopo Sedan e dopo la guerra del 1870, insomma volevano, non facevano mistero del fatto che volessero farla pagare ai tedeschi a tutti i costi, e quindi i tedeschi, diciamo che usarono questa scusa del fucile a ripetizione svizzero per lanciarsi sul loro modello a ripetizione, il modello 7184, questo qua. Questo modello che tra l'altro è nuovo. Sì, è abbastanza nuovo. È del nostro amico Enrico. E qua diciamo anche il motivo per cui queste armi si trovano spesso in condizioni molto buone rispetto a questi. Perché mentre questi 71, bene o male, anche dopo la fine della loro vita operativa come armi di prima linea, vennero usate comunque tantissimo in ambito coloniale o comunque anche per armare certe unità di fanteria che si pensava fosse meglio non avessero in mano armi a ripetizione, il 7184 diciamo si fidavano. Diciamo che il 7184 fu adesso magari lo tratteremo molto meglio in un video dedicato, sì, secondo me ne vale la pena, fu diciamo quello che fu l'M14 per gli americani, un'arma che doveva essere rivoluzionaria, un netto passo avanti rispetto a questa,
in quanto era dotata della possibilità di avere un caricatore tubolare da 8 colpi che andava sotto la canna. Infatti, vedete che è anche molto più massiccio rispetto. Forse inclinarlo così forse si vede meglio. Esatto, prendi il 71, prendi il 71 che lo Esatto. facciamo vedere uno sopra l'altro. Questo è molto più magro, diciamo. Esatto, vedete anche che se il 71 arriva bello affusolato fino in fondo, il 71 rimane bello, insomma, bello spesso, Sì. bello thick, Esatto. fino alla volata. E questo fucile, diciamo, fu quello che appunto fu l'M14 per gli americani, doveva essere un passo avanti decisivo. In realtà costò tantissimo, lo sviluppo e la messa a punto. E dopo 2 anni i francesi vengono fuori con la polvere in fuga. Esatto, quindi diciamo questo ne fu lanciata la produzione in massa, doveva essere in teoria compatibile con tante cose di questo. In realtà tra 71 e 71 84 non fu diciamo, un upgrade del 71, erano fucili completamente nuovi, cioè tra il 71 e il 71 84 penso che ci fossero due viti forse intercambiabili tra i due modelli, erano armi completamente diverse l'un l'altro. Anche se diciamo, vediamo che la foggia è la stessa, Sì, ma è simile. l'otturatore è simile, però è abbastanza diversa per essere due armi completamente differenti. E infatti questa arma ne fu iniziata chiaramente la produzione in massa, perché i tedeschi chiaramente dissero: ah, abbiamo un'arma decisamente superiore al Grass francese, abbiamo un'arma a ripetizione, iniziamo a farla in massa. Ne fu avviata la produzione in massa, ma quando la produzione in massa ormai era avviata nel giro di 2 anni, come diceva lui prima, i francesi inventano la polvere in fume. Quindi questo qua divenne Immediatamente semplicemente inutile. un bagaglio obsoleto Dal giorno alla che dal notte, giorno alla notte praticamente. divenne obsoleto. E or difatti ormai penso che non fossero neanche quasi stati distribuiti ai reparti. Videro comunque un impiego bassissimo, in quanto appunto ormai tutte le truppe ormai erano equipaggiate col Gewehr 71. Quando i francesi inventarono il Lebel, i tedeschi capirono che dovevano correre immediatamente ai ripari. E i ripari arrivarono sotto forma di questo modello. Che chiamato Gewehr 1888 o Esatto. Commission Gewehr. Esatto, in quanto non fu Mauser No, come tanti non erroneamente ha lo un'azione chiamano. Mauser questo. È una Somiglia esteticamente, ma non lo è. Esatto. diciamo, è più un'azione Mallicher, anche perché usa un pacchetto di ripetizione tipo Mallicher, quindi un emblock integrale che veniva inserito direttamente, integralmente nell'arma, e diventava parte del suo funzionamento. E anche questa fu un'arma che inizialmente, per il fatto che subì, ebbe uno sviluppo abbastanza frenetico e veloce, concitato, le prime varianti avevano un sacco di problemi che poi successivamente vennero un po' corrette. Tuttavia, questo fucile qua non godette mai di una grande popolarità No, tra ma le truppe. poi venne, come hai detto tu, venne aggiornato. Questo per dire è uno degli ultimi. Fatto sta che questo non ha più bisogno del blocco di cartucce, line block clip, ma questo si può già caricare a cartucce sciolte come un Con qualsiasi. la lastrina, come Sì, con la esatto. lastrina fu convertito per usare la lastrina tipo Mauser su Esatto. seguente. E La grossa innovazione fu che questo adoperò la prima cartuccia in fume adottata dai tedeschi, che è la Patrone 88, che era simile ma non uguale a quella che noi chiamiamo JS adesso. Sì, comunque in tutto per tutto, comunque il Bossolo era un 8x57, quindi Sì, comunque. no, il Bossolo era penso identico. I primi avevano una foratura leggermente più stretta rispetto ai Mauser 318 invece che 323. Ma a parte questo, nulla di che. La cartuccia 8x57 o 7,92, se vogliamo essere precisi, che poi è rimasta in uso a oltranza fino a tempi recentissimi, Sì. in realtà. Quindi ha avuto, direi, più che buon successo, a differenza del fucile che per primo l'ha adottato. Sì, anche se comunque queste armi qua in tutti i casi erano comunque armi buone, insomma, Sì, no, cioè per l'amor non. di Dio, però. Non so esattamente la ragione per la quale non fu amato Ma particolarmente guarda, l'M. allora, tra l'altro una cosa interessante che possiamo far vedere è che, visto che ce l'abbiamo, la particolarità è che i tedeschi erano abbastanza ossessionati dall'interconvertibilità delle baionette. Anzi, no, aspetta, fai vedere prima il 71. Questa qua è la baionetta del Gewehr 71, che cioè fu introdotta per prima col Gewehr 71. E vediamo che questa baionetta Ovviamente, essendo sua, potrebbe monta montare. sul Gewehr 71.
Monta. Sul 71-84, insieme ai due vitili e le baionette riciclate. Sì, esatto, convertono le baionette. Anche se il 71-84 spesso si vede con un tipo diverso di baionetta, vediamo che monta sul 71-84. E Glielo sbrunire che dopo arriva una sincope. no, no, sto, ma sono attento. E cavolo, dai, vieni fuori. No, si è affezionata. Si è affezionato. Aspetta, tienmelo fermo che. Ok, è andata. Volavo via, veniva un blooper bellissimo. Peccato, ci siamo mangiati il blooper. E facciamo vedere anche che può montare sul Gewehr 88. Poi dopo basta, però ha cambiato, sta No, bene. sì, dopo per fortuna, dopo sono rotti le palle. Ebbene, quindi vediamo che la capacità di queste armi di montare la stessa baionetta o comunque di avere la compatibilità tra i montaggi della baionetta. E in tutti i casi fu ritenuto che il Gewehr 88 non fosse completamente soddisfacente, bisognava adottare qualcos'altro. In quegli anni stava spopolando in Europa, Tutto il mondo. in tutto il mondo, il fucile tipo Mauser. Quindi diciamo che si erano già i belgi per primi, poi i turchi, poi gli argentini, poi tutti stavano adottando armi di tipo Mauser. Mentre invece la Germania era ancora legata a quello che era un po' un ibrido, una roba pensata mischiando tante idee, qualcuna buona, qualcuna meno. La Germania ritenne che fosse il caso di iniziare a copiare questo trend e ne uscì con questo. Gewehr 98, Mauser Gewehr 98. Quindi vediamo che quest'arma per prima monta l'azione Mauser definitiva, ovvero l'azione 98, large ring, quindi anello di receive di culata largo, quindi grande, fatto apposta per sostenere un sistema di chiusura che può sostenere pressioni decisamente superiori a quelle della cartuccia 8x57 d'ordinanza, ma chiaramente si volle adottare, diciamo, questa azione qua in quanto fu considerata a Più che ragione più affidabile. che affidabile. E vediamo che quindi restava comunque calibro 8x57, capacità di essere caricata tramite la lastrina tipo Mauser, che per vari motivi venne ritenuta superiore alla lastrina integrale tipo Mallicher. E quindi diciamo non era le cartucce una volta uscite dalla lastrina entravano stavano nel serbatoio come se fossero In un in un caricatore. caricatore, quindi un sistema che venne ritenuto meno complesso e superiore. Più affidabile E anche, esatto, probabilmente. questa arma appunto vediamo che è la classica Il classico Mauser di quest'epoca, esatto, diciamo, quindi diciamo proprio come detto alla brutta. Qua molto. gli avevano cambiato la baionetta, come abbiamo Esatto, detto. abbiamo cambiato la Ce l'hai la baionetta anche qua. baionetta di Sì, questo? questa qua. Vai. E Opa. qua la classica baionetta molto iconica Che bel che coltello. quando vediamo questa baionetta qua pensiamo subito alla prima guerra, alla grande guerra, pensiamo ai soldati tedeschi Adesso nelle riesco a metterla trincee. senza aprirmi Ah no, una. beh, spingi, spingi. Cuccia, boh. Eccoci qua. Questa qua è bellissima per me, questa qua è una delle baionette più È molto belle bella, mai è fatte. intimidatoria Vediamo decisamente. che tra l'altro ha una particolarità che per non andare a rompere le palle alle armoniche di canna durante lo sparo, questa baionetta era progettata per essere fissata Alla fascetta alla fascetta anteriore. anteriore. Alla fascetta anteriore, E quindi fatto sta diciamo. che non si vedrà in video, però vi garantisco che è separata dalla canna. Sì, vediamo se si riesce a Non, vedere. poi al limite facciamo un dettaglio più No, non so, tardi. adesso non avviciniamo, che Sì, dopo se esatto. scasiniamo l'inquadratura, Jaqui ci ammazza. Ok, boh, quindi. E questo è il Gewehr 98, classico, molto classico. Cosa possiamo vedere in questa, diciamo, cosa possiamo già iniziare a vedere? Iniziamo già a vedere che c'è uno sviluppo tecnologico che se ci vollero 100 anni per arrivare da questo a questo, meno di un quarto del Sì. tempo si passò da questo a questo. Quindi diciamo che vediamo che l'evoluzione 90, tecnologica. questo è 98, questo 71, Sì, quindi 71, quindi cosa sono sono meno passati? di 100 anni comunque. Beh, sì, no, nel senso, dal 1871 al 1898, quanto fa? Cosa Sono sono? 20 vent'anni, anni. Quindi esatto. diciamo che cioè, l'evoluzione delle armi inizia a essere esponenziale, va proprio a un ritmo esponenziale.
La guerra fa sviluppare Eh velocemente già, la eh già, eh già. tecnologia. La guerra e soprattutto anche situazioni di guerre fredde, come quella che ci fu appunto tra la Germania e la Francia tra il 1870 e il 1914. E lì chiaramente sono quelle situazioni che Esatto. fomentano tantissimo lo sviluppo tecnologico e la Poi corsa agli armamenti. passiamo al grande classico, che questo se non lo conoscete, no, scherzo. Non Chamber disiscrivete. check, chamber check, Ah, chamber chamber check. check, 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 è libero, Caesar, non c'è niente. Ok, questo qua è il Kar 98. Semplicemente, come si può, cioè, per quanto sia la classica arma, se questa è l'arma iconica del soldato tedesco della prima guerra mondiale, Esatto. questa è l'arma iconica del soldato tedesco della seconda guerra E quasi in mondiale. generale, diciamo. Esatto, uno quando pensa ai tedeschi, non so se sia più iconico, cioè, te lo immagini prima con l'MP40 o col Kar Non lo 98? so. Anche l'MP40, però, È abbastanza iconico, è infatti. già. Peccato non averne uno. Vabbè. Però alla fine questo qua, il Kar 98, come basta, cioè ce lo caviamo subito in quanto è semplicemente la versione carabina di questo, cioè Fatto sta che si chiama l'evoluzione. K, sta per carabiner, per chi non lo Alla sapesse. fine, cioè rispetto al Gewehr 98, cosa vediamo? Vediamo che ha una mira più Che moderna. però questa la misero anche sul 98 lungo, sul Sì, Gewehr ma 98. la misero poi però dopo la prima guerra mondiale. Sì, beh, dopo, però. E è accorciato, quindi diciamo che la lunghezza è ridotta di insomma, una spanna o comunque vediamo che prendi il Forse Gewehr. anche qualcosina di più, sai. Allora, Un bel mettilo di 2000. fianco. Neanche due Eh spanne, forse. sì, beh, insomma, comunque Saranno. si vede la differenza, anche la differenza in maneggevolezza. Non cambia tanto il peso. Perché vi garantisco, perché alla fine il peso di queste armi non è tanto in quel po' di canna che hanno tolto, ma sta nell'azione. E l'azione è sempre la stessa. L'azione è indistruttibile. Questo c'è di bello, però, che se uno lo trasporta si rende conto che è bilanciatissimo. È veramente pratico da portarselo dietro. Sì. E vediamo che a differenza di questo, con la manetta dritta, qua iniziano a montare la maneta Che è un curva. po' più comodo da È un po' più portare. comoda, ingombra meno, e quando la si manipola. E diciamo, riesci più comodamente a manipolare l'otturatore Senza cavarti un occhio. senza smanettarti meno, cioè diventa quasi pratico come un Lee-Enfield Quasi. a livello di riarmo e di operazione della meccanica. Quindi poi con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, in particolare con l'operazione Barbarossa, quando i tedeschi si decisero di invadere la Russia e iniziarono ad affrontare ovviamente i russi, armati che però erano di molti, di SVT-38 e 40, se ne ebbero un po' male. Perché loro non avevano un fucile semiautomatico, mentre loro e poi anche gli americani in seguito invece ce l'avevano. Esatto, quindi praticamente iniziò quella che era già praticamente iniziata col Gewehr 41 a livello sperimentale, diciamo a livello di prova. Quello che fu lo sviluppo dell'arma, del fucile semiautomatico tedesco, si completò con questo qua, Gewehr 43. Che venne, si chiama 43, però iniziò ad essere usato nel 44, mi sa. Sì, beh, è chiaro Quindi, come so, il che. 40, quasi a C'è metà del sempre, 44. dovete sempre pensare che c'è una notevole differenza tra quando un modello viene iniziato a produrre, viene ufficialmente adottato, in questo caso nel 43, e quello in cui una notevole quantità di truppe, una sufficiente, insomma, E poi di apprezzabile quantità di questo non è truppe. che ce l'avessero chissà quante No, truppe, cioè era infatti. abbastanza raro comunque anche a fine guerra. Però si può dire che questo fu un modello definitivo, cioè nel Sì. senso questo fu il punto d'arrivo appunto dello sviluppo dei fucili semiautomatici Esatto, perché tedeschi. bisogna fare una premessa. Il Gewehr 41 è simpatico esteticamente, per chi non lo sapesse come è fatto, c'ha un sistema del gas Sì, diverso. è praticamente l'equivalente di quello che fu il Garand con la gas trap, il Esatto. Garand primo tipo con la presa di gas tipo Bang oltre la Esatto. volata. Esattamente come lo era per il Garand, che faceva schifo a livello di affidabilità, faceva schifo anche per il Gewehr 41. Poi Fatto sta. era molto complesso, Era molto insomma, complesso, era. certo. Anche se era Questo bellissimo, a me sì, piaceva da molto, matti ma è il Gewehr 41. simpatico, è carino. Con questo migliorarono molto l'affidabilità. Questo era un fucile che funzionava comunque, sempre abbastanza delicato rispetto probabilmente a un SVT o ad altre armi contemporanee. Non abbiamo ancora avuto modo di provarlo, speriamo di farlo presto. Però comunque sì, diciamo che era un fucile Era un tranquillamente arma, comunque, utilizzabile. un'arma, sì, diciamo, con le caratteristiche per essere considerato un'arma cioè,
una buona arma d'ordinanza. Esatto. Ecco. E vediamo che questo ha una particolarità. Per la prima volta su un'arma da fanteria non venne pensato non pensarono di implementare la baionetta. Esatto. Qua capirono che non aveva più troppo senso. Esatto, anche se poi in un secondo momento chiaramente la baionetta tornò a essere implementata sulle Sì. armi, diciamo anche Ma perché. però dipende, i tedeschi dopo non pensano al misero in generale, credo, sai. Questo non lo so, ma magari Però ne vabbè. parleremo. Vabbè. E Piccola vediamo che digressione. comunque come funzionamento è un sistema di recupero di gas con pistone a corsa corta, quindi tipo esattamente tipo l'SVT Tokarev. La differenza tra l'SVT Tokarev era nel sistema di chiusura. Il sistema di chiusura di quest'arma era più copiato, mentre il Tokarev usava un tilting bolt, quindi diciamo quello che fu lo stesso sistema usato poi nei FAL o nelle SKS. Questo sistema qua usava un sistema di chiusura mutuato dalla Dekhterev, dalla Sì, ad mitragliatrice alette. russa, con delle alette che si aprivano e Abbastanza chiudevano. complesso. È complesso, però bisogna un po' sfatare il mito che fosse meno affidabile. Un mito che, tra l'altro, No, no, però diciamo che se sei bombardato da americani, russi, eccetera, forse era meglio se facciamo qualcosa di più semplice da produrre. beh, questo magari sì. Però sai, ai tedeschi piace complicarsi la vita. Non sarebbero tedeschi se no, ma ci piacciono anche per questo. E quindi mettiamo via questo tesoro gioielloso. Chiudiamo. Vediamo che. Tocca, devi comprare i pezzi per farcelo usare sto travaglio. Esatto, che lo voglio provare questo affare, secondo me tira anche molto bene. Ok, a questo punto siamo pronti per il gran Gran finale. finale. Il gran finale è ovvero l'arma alla quale i tedeschi arrivarono, diciamo il concetto d'arma alla quale i tedeschi arrivarono per Questo primi. è veramente un altro spartiacque, possiamo Esatto. dire. Questo è, per chi non lo conosce, l'STG 44, Ma direi che chi è che. però Ma chi non lo conosce, dai, per io Dio. parto dal presupposto che magari alcuni che ci seguono magari non lo sanno. Però diciamo che Questo è questo stato. è molto difficile non È conoscerlo, molto dai. difficile non conoscerlo. Questo ha introdotto il concetto di fucile d'assalto per la prima volta nella storia. Questo è un fucile a. Questo ovviamente no perché è demilitarizzato, ma originariamente aveva capacità di tiro automatico e semiautomatico. Sparava una cartuccia intermedia per la prima volta, credo, nella storia, Sì. che era l'8 Kurz. Kurz, che è 8x33. Venne utilizzato abbastanza, considerando quando fu introdotto. In realtà lo preintrodussero nel 42, con l'STG 42 esisteva anche. Poi a Hitler non so perché Sì, non so che piaceva, c'erano e cioè, so che c'è una sì. faccenda in mezzo. E lo reintrodussero verso la fine della guerra. Comunque fu in seguito usato dalle truppe della DDR, quindi venne comunque utilizzato Sì. anche Quindi sì, diciamo che dopo la guerra. se continuiamo e continueremo a fare del nostro meglio per sfatare il mito secondo il quale i russi sovietici avrebbero copiato Ah, non è l'STG. una K47. No, cerchiamo sempre di sfatare il mito secondo il quale i russi avrebbero copiato l'STG-44. Non c'è nulla di meccanicamente simile tra le due Ci armi. sta, faremo un bel video Faremo sicuramente un bel dove li video. mettiamo uno di fianco Faremo all'altro. sicuramente un bel video, ma nel frattempo ci limitiamo a ripetere per l'ennesima volta che non ci fu nessuna copia, semplicemente russi e tedeschi Hanno l'estetica simile. hanno un'estetica simile, l'estetica e la metodologia di impiego, ma a livello, diciamo, A parte il fatto che questo è interno, stampato, e i russi prima di riuscire a fare qualcosa di stampato ci hanno ci messo messero tanto, però diciamo che vent'anni ancora. Furono sviluppi paralleli che inevitabilmente arrivarono a più o meno ottenere qualcosa dello stesso aspetto. Ecco, questo è assolutamente innegabile. Vedremo poi sicuramente più avanti. E nel 1944, quindi diciamo, anzi, si può dire anche prima, perché appunto, come Sì. dicevi te, ci stavano lavorando già da tanto i tedeschi, avrebbero potuto avere una cosa del genere già nel Dovrei 42, onestamente forse. rileggere com'era la faccenda. So che lo introdussero, non so se era esattamente uguale come questo, però poi lo ritirarono perché avevano delle loro balle da tedeschi. Però sì,
Però diciamo che appunto questa qua sicuramente fu la... Questo era un altro spartiacque. Esatto. Se lo spartiacque c'è stato... Ci furono tanti spartiacque, esatto, qua, perché se tra il Dreyse M41 fu il primo fucile a retrocarica, otturatore girevole e scorrevole, questo fu il primo fucile d'assalto, quindi fu diciamo la prima arma di una serie che chiaramente cambiò il mondo e il modo di combattere. Esatto. Quindi diciamo che... A distanza di 200 anni fa veramente comunque impressione. Vuoi mettere di fianco, sì, i due capostipiti, il più giovane, tra 200 anni, 200 anni di evoluzione. Si è passato da un moschetto a pietrafocaia allo Sturmgewehr 44. È incredibile comunque davvero vedere l'evoluzione, quanto davvero l'evoluzione si è velocizzata nel tempo, sì, è davvero incredibile. Comunque ragazzi, direi che abbiamo visto tutto, è stato veramente bello, è stato veramente un onore aver avuto la possibilità di fare questa disamina e questa grande bella carrellata. Poi ovviamente alcuni di questi abbiamo già fatto dei video e li vedrete, la nostra magica regia alcuni metterà abbiamo... i banner in giro. E di quelli che mancano ovviamente ce ne faremo noi delle altre disamine più precise e accurate. Però nel frattempo godetevi questi 200 anni di storia delle armi, ragazzi. Ciao a tutti da Cook e da Gian. Buona serata. Ciao.